vini rossi di ispirazione francese ma prodotti sui nostri colli sono il cuore di Rosso Bordeaux, la prima edizione è qui al Centro San Gaetano a Padova. I Colli Ogani sono circa 3.000 ettari di vigneto in totale, circa un terzo sono coltivati a uve rosse. Questo lo è in modo continuativo dal 1870, perché i conti Corinaldi fecero storia sui Colli Ogani con questi vitigni, quindi Merlot, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmener. E quindi, pur avendo nomi che ricordano la Francia, per noi sono vitigni autoctoni. Circa un terzo delle vini imbottigliati dei Colli Ogani sono rosso Colli Ogani DOC. Ci vogliono dei momenti in cui si mette in evidenza quelle che sono le bontà del nostro territorio, soprattutto da un punto di vista enogastronomico, e quindi cosa di meglio del buon vino rosso dei nostri Colli Ogani. Sono cresciuto in un'azienda che è evoluta moltissimo negli ultimi anni. Oggi, assieme a mio padre e mio zio, proprietari dell'azienda, stiamo puntando molto su prodotti di qualità, un'agricoltura sostenibile e soprattutto sulla valorizzazione del territorio. Questo per esempio è uno dei nostri rossi di punta, è la nostra riserva, l'Eremo, un Merlot e Cabernet Sauvignon in purezza che rappresenta molto bene l'espressione aromatica del territorio, quindi un vino pieno, saldo e con note estremamente interessanti e territoriali. Maeli è la mia cantina, siamo a Baone, è un team al femminile, siamo 7 donne e produciamo fondamentalmente moscato giallo, ma abbiamo anche un cuore rosso e questo cuore rosso batte a Baone, dove hanno poi origine i nostri vini da Merlot, Cabernet Sauvignon e Carmener. E da Rosso Bordeaux il nostro buongiorno Mattino. Buongiorno.